Ragazzi, siamo Sentenza e Loci e siamo qui per commentare il secondo round della Winner Series. Yes, abbiamo Keiichi contro Dano. Dano è appena arrivato da una vittoria contro Joe Cirno. Cirno, Enigma, scusate, come Enigma, volete chiamarlo. Va bene, l'uomo dai mille nomi. E Keiichi invece è arrivato dopo aver vinto contro di me. Esatto. Quindi secondo me questo, perché oramai non penso esista una persona che non sappia, però per chi non lo sapesse, questo è il match che mi piace di più di Smash 4, Falcon contro Fox. Penso sia la cosa più hype e momentum oriented di questo gioco. Bene, lo scopriremo presto, vediamo come se la caverà Dano contro Keiichi. Allora, abbiamo un Dano molto... Sulla difesa per il momento. Oh, mio Dio! Madonna, zero death. Fantastico, ragazzi, veramente fantastico. Vediamo come reagirà Keiichi a questo. Bellissimo, cazzo. Ecco, hai capito che cosa dicevo prima? Esatto. È troppo hype questo match. Presa in avanti, lo metti in una brutta posizione. Cosa farà? Rotolata. La prevede, bravissimo. Buon tech roll da parte di Keiichi. Esce dalla situazione di merda. Bellissima pivot grab. Possiamo dire merda. Ma sì, c'è anche nel dizionario, quindi... Apeir, stringa di Apeir, oh! Quasi mili! Non urliamo che uccidiamo le persone. Come i loro timpani. Vabbè, ma questa era chiamatissima, ragazzi. Abbastanza. Era abbastanza chiamata. Errore veramente... Però ricordiamo che ha in mano Falcon. E Falcon è forse uno dei personaggi che, se sfrutta bene il momentum, è la fine. Assolutamente, ne dà sicuramente dimostrazione che Ichika è un ottimo fighter. Assolutamente. Il modo in cui gioca ricorda molto molto quello di Melee. Esatto, sì. Ma in generale questo Falcon gioca molto in stile Melee. Ha cercato due read mancati. Madonna. Rischioso. Brutta posizione per Ichika. Buona la scelta. Presa indietro, morto. Ecco. No, niente da fare. Torna. Cosa farà? Ha cercato giustamente il back air. Sì. Però ha mancato troppo presto. Esatto. Si aspettava probabilmente un side B. Mamma mia, che controllo. Dano mi sta stupendo. Bellissimo. Gentleman. Torna. Da mili con furore. Anzi, forse oh, anche più forte. Vabbè, ragazzi, lì poteva seguirlo. Sì. Buon dash a Bear. Vediamo. Adesso. Ah, ok, niente, è già uscito dalla situazione. La situazione però... è veramente brutta. Lì era una partita persa. Era una partita persa se Dano. Quel Mi ha lagato per due minuti. Oh, è entrato! Ragazzi, siamo col piatto sospeso. Questa è una partita assurda. Il silenzio non è perché non sappiamo cosa dire. È perché siamo senza parole. Bellissimo! E Falcon con Rage. Io dico solo questo. Falcon con Rage. 140. E poi non è mai facile, come dicevo prima con Rothbard, insomma, subirsi un comeback del genere. Oh, lì poteva cercare un follow-up. Dovuto usare il secondo salto, torna. No, back air lì avrebbe portato la situazione. Giustamente cerca il dash attack, da fare. Ha tentato il frame, lo rispetto. Ah, ecco. Complimenti, grandissimo match, grandissimo match. Che apertura di set. Che apertura, ragazzi. Ce ne sono ancora due possibilmente, speriamo di sì. Spero, figa. Voglio vederne più possibile, ragazzi. Propongo una first to ten per questi due. Buono. Ma questo match è proprio hype, nel senso sono due personaggi che devono continuare ad applicare pressure all'avversario. E il primo che arriva e tenta la situazione giusta è game, c'è poco da fare. L'unica cosa è che Falcon può permettersi molte più cose off stage rispetto a Fox. E Fox invece, d'altra parte, ha proprio a close range. Non ha rivali, ecco. Sì, penso che poi uno dei problemi di Fox sia che il suo AP, cioè le fiamme, ci mettono tanto a partire, quindi è molto facile finire. Esatto, infatti già nel match di prima abbiamo visto un Keiichi che non ha voluto tentare un back air off stage, ha piuttosto tentato un up hit cercando di beccare il frame vulnerabile dell'edge. Purtroppo non l'ha trovato e poi dopo si è beccato un back air. Ma tornando a questo salty rematch su Battlefield, vediamo che Keiichi inizia a dare... Esatto, inizia bellissimo a imporsi nella partita, a dire no, questa non è... Mi aspettavo un down smash. Mamma mia,
inizia a dire no, ti è andata bene la prima partita. L'aveva lenta, peccato, l'aveva lenta. Bellissimo. Ah, lo porta fuori, lo mette in crisi, lo cercherà. Oddio, deve stare molto attento a quelle rotolate dal bordo. Ci ha già perso uno stock prima. Quella schivata è proprio, non è proprio una di quelle persone che ti lascia passare quelle cose due volte. Ecco, poteva cercare il ledge snap, però ha letto il salto. Ha fatto l'opzione più giusta che poteva fare in quel momento. Attenzione alla pair. Quella schivata è un po' troppo rischiosa, sì. Probabilmente si aspetta una pair immediato, esatto, quando Dallo invece aspetta. Il problema è che non molti sanno, la pair di Fox dopo il dash attack sotto certe condizioni non è combo. E quindi molte volte ci si ritrova a fare un air dodge quando non sarebbe necessario praticamente. Esatto, esatto. Specialmente online, ma online è un altro modo. Tornando al match. Abbiamo un po' di dash dancing. Gentleman lo porta fuori, cerca la punizione, niente da fare. Non punisce i side B al bordo, che ci sta. Attenzione, attenzione! Stai a cercare insistentemente questa smash caricata in predit che lo sta svantaggiando un attimino questa partita. Non gli sta giovando questa scelta di cercare il sistema. Esatto. Il laserino che gli fa quell'1% di prepotenza in più. Cerca lo sweet spot con il back air, niente da fare. Ha cercato il predict. No, no, non doveva saltare lì. Esatto. Peccato. Quello che dicevamo però è appunto quella P di Fox è veramente facilmente equilibrio purtroppo. Esatto. Ha tentato il follow up. Attenzione footstool. Ok, non ne giova. Cerca sempre questa gente, non vediamo. Bello! Lì il down tilt l'avrebbe ucciso. Lì mi aspettava un down air. Un down air li avrebbe preso in pieno. Perché è sceso in quel modo? Non avrebbe dovuto farlo. Gli è costato la stagione. Non avrebbe dovuto farlo. Doveva stare in stage. Ceci con quel Deir ha detto rispettami. Intanto i back air, la pressure, un bellissimo down smash, due up ottimo. Smash. Vediamo se Dallo riuscirà a portarsi in una sorta di reset. Finito a fare. Intanto la percentuale però Ceci sale. Dice no. Bellissimo la combo di up air. Ah, lì ha tentato la grab. Si sa che quando ci sono due scudi a contatto il primo che fa la grab vince. Ah, ha cercato down deal per portare. Oh, mamma mia quell'hitbox! Il male! Short up. Un giusto follow up, purtroppo un pochino anticipata quella presa. Attenzione, Danu recupera, Danu fa sentire. Attenzione. Abbiamo un Fox che sta recuperando pian pianino. Ha cercato di nuovo di portarlo sotto con questo forward air. Non ha fatto fast roll però. Cerca il controllo sotto la piattaforma Keiichi, ma non riesce a mantenerlo. Steak Chase, complimenti. Ancora questa schivata di Keiichi. Questa schivata gli potrebbe costare il match. Sì. Se non sta attento, potrebbe costargli il match. Buono, ottimo. Ha visto giusto. No, è andata. Grande, complimenti a Dan. Returning the base. Fox.